Modello Brescia per la gestione dei malati cronici. È questo il titolo dell'incontro andato in scena all'ufficio territoriale della regione in via Dalmazia a Brescia, durante il quale sono stati esposti i risultati raggiunti dopo poco più di un anno da quando a Brescia è entrata in vigore il nuovo sistema che mette in rete tutti gli attori che hanno a che fare con malati cronici e che mettono proprio quest'ultimo al centro. Devo dire che abbiamo iniziato a mandare le lettere un anno fa, e cioè a gennaio, da gennaio a maggio del 2018, quindi appunto è un anno che sono arrivate le lettere. Brescia era una realtà che, non avendo mai sperimentato modelli di attività aggregata dei medici di medicina generale, aveva, diciamo, un approccio non così strutturato, e invece ha avuto subito un'adesione significativa da parte dei medici di medicina generale, e cioè il 52% dei medici ha aderito a questo modello. Si è ingranato nel tempo, ma devo dire che siamo molto contenti dei risultati che si stanno ottenendo, perché a oggi abbiamo 16.000 piani assistenziali individuali realizzati, e vuol dire che si sono definiti i bisogni di 16.000 pazienti e si stanno prenotando le visite. L'anno scorso in quest'epoca, cioè a giugno, erano 5.000 e oggi sono 16.000, a gennaio erano 14.000 e oggi sono 16.000, quindi c'è stato un grande incremento grazie anche al fatto che i nostri ospedali iniziano a mettere a disposizione dei medici di medicina generale le agende, quindi le cooperative prenotano direttamente sulle agende. In questi mesi abbiamo oltretutto lavorato intensamente per rendere sempre più attrattiva per i medici questo modello di presa in carico, e quindi la nostra riforma. Abbiamo sottoscritto un protocollo con gli ordini dei medici che definisce meglio il ruolo del medico in medicina generale come clinical manager, anche in forma singola, quindi non solo in modo aggregato con altri medici. Abbiamo sottoscritto un accordo, l'accordo integrativo con i sindacati dei medici, che ha previsto tra gli obiettivi appunto delle risorse aggiuntive la presa in carico del paziente cronico. Abbiamo aumentato il valore del PAI da 10 a 15 euro, che sono le risorse che vengono riconosciute al singolo medico, quindi si è superata un momento di diffidenza, per non dire di difficoltà, con i medici di medicina generale, che su questo territorio era particolarmente acuto per la presenza di alcuni sindacati, e quindi abbiamo superato brillantemente quella fase. Abbiamo con loro meglio definito quali erano gli strumenti per ingaggiare il maggior numero di medici possibile. Abbiamo costruito i modelli affinché la presa in carico sia qualcosa di efficiente, reale, e che dia un beneficio concreto ai pazienti, e oggi si presenta questo modello che vede insieme le farmacie, l'ordine dei medici, gli ospedali, proprio per mettere sempre di più al centro il paziente e dare l'evidenza che c'è una squadra e una rete che lavora per migliorare le sue condizioni di vita e per facilitare la gestione della sua patologia.